Dunque, questa volta provo a spiegare il kadai nella versione orizzontale. Allora, premetto che non è un esercizio semplicissimo, che può essere molto utile, come per tutti gli esercizi di Exodation, esercitarsi davanti ad uno specchio. Dunque, partiamo ponendo il braccio e la mano all'altezza della spalla, ok? Prendendo il cerchio al centro. Quindi suddividiamo l'esercizio per fasi per renderlo un po' più comprensibile. Quindi partiamo ad esempio da destra, ponendo la mano e il braccio all'altezza della spalla e prendendo l'ao al centro. Spostiamo successivamente la mano in basso davanti a noi e poi a sinistra, sempre all'altezza della spalla. Ok? È importante che il cerchio si muova in maniera orizzontale, su un piano orizzontale. Sarà la nostra mano a cambiare posizione, non l'hula-hoop, che resterà comunque in posizione orizzontale. Quindi non dovrà avvenire questo. Cioè, l'hula-hoop non si sposta in alto e in basso. Sarà la nostra mano, saranno la nostra mano e il nostro braccio a muoversi, mentre l'hula-hoop si muoverà su un piano orizzontale. Dunque ripartiamo da destra, andiamo verso il basso e verso sinistra, sempre con il braccio all'altezza della spalla. Ok? Dopodiché ci spostiamo davanti. Destra, davanti, sinistra, davanti, destra, davanti, sinistra. Questa, diciamo, è la fase che riguarda la parte inferiore del blow. Passiamo ora alla fase che riguarda la parte superiore. Quando ci troviamo in questa posizione, con il braccio davanti a noi, sempre all'altezza della spalla, prendendo il cerchio al centro, lasciamo l'hula-hoop, ok? Lasciamo la presa e passiamo dall'altra parte. Cosa vuol dire? Lasciamo la presa con la mano che quindi lascia il blow per arrivare al centro. Dopodiché si passa a destra, sinistra, ok? Lasciamo il blow, destra, lasciamo, sinistra, lasciamo, destra. Anche in questo caso l'hop non andrà in alto e in basso in questa maniera, ma sarà la nostra mano a cambiare posizione. Centro, alto, centro, ok? In alto a destra, in alto a sinistra. E l'hop si muoverà in posizione su un piano orizzontale. Ok. Adesso dobbiamo unire le due fasi, quindi quella che riguarda la parte superiore dell'hop e quella che riguarda la parte inferiore. Quindi ricominciando da capo, prendiamo l'hula-hoop al centro con il braccio all'altezza della spalla, andiamo verso il basso e davanti, a sinistra con il braccio in arco sempre all'altezza della spalla, lasciamo e contemporaneamente cerchiamo di tornare verso destra. Dal momento in cui lasciamo, torniamo verso destra, ok? Unendo le fasi, in basso, al centro, lasciamo, a destra, a sinistra. A destra, ok? Cercando sempre di restare su un piano vicino.